di invitarmi qui, quasi tutti voi non mi conoscete affatto. E allora, come primo dovere, io mi presento. Il nome e il cognome lo conoscete, ma cerco di sintetizzarvi la parte importante della mia vita in poche parole. Il 12 dicembre 1940, il giovane studente Rutilio, sottoscritto, metteva un fiore nel boschetto e partiva per la guerra contro non è difficile partire per la guerra partiva per la guerra contro le grandi plutocrazie. Non è ancora tornato. Fine. Quello che brevemente spero di spiegarvi è perché ho detto questo. Devo fare un passo indietro, dottor Lugo. La storia umana, cioè la preistoria, perché la storia è un attimo, la storia dopo poche migliaia di anni, l'uomo pare che sia sulla Terra da alcuni milioni, quindi la storia è un trascurabile accessorio, è la preistoria. La preistoria è stata classificata con un criterio tecnologico, paleolitico, età della pietra scheggiata, mesolitico di transizione, neolitico, età della pietra levicata, e neolitico, età della pietra del rame, età del bronzo, età del ferro. Bella classificazione, vero? Ci si potrebbe fare a caso che i periodi diventano sempre più brevi. Se voi pensate che il paleolitico è durato alcuni milioni di anni e il neolitico forse 5.000. Strano, pure la gente pensa che allora è il neolitico. E no. Qual è l'assunto? L'assunto è classificare con un criterio tecnologico delle età che non erano tecnologiche, delle età per cui per l'uomo la tecnologia non aveva nessuna importanza. Voi sapete che l'uomo paleolitico, le amigdale famose che facevano, è stato dimostrato, non più di 20-25 colpi, riusciva a fare quelle mandorle di pietra, no? Ma le faceva, le usava e poi le buttava, mica le disaurizzava. Era la sua abilità che lui aveva con sé. Raccoglieva un sacco qualunque e con 20 colpi faceva la vita. Poi la usava per l'uso per più. Quindi cos'era la tecnologia? E non era niente. Classificare tecnologicamente la storia umana sarebbe come, non so, uno zoologo che volesse classificare gli animali secondo il colore. E allora un usignolo appartenerebbe alla stessa famiglia del leone, perché hanno più o meno lo stesso colore. Ma sarebbe assurda, no? È molto più assurda la classificazione della storia umana fatta tecnologicamente. E condanna a non capire nulla dei nostri antenati e a rimanere come dei cretini senza spiegazione davanti al fatto che nel paleolitico si conoscesse la precessione dell'equinozio o cavolo, il che implicava delle annotazioni precise prese a 5 anni di distanza una dall'altra, e quei segni che vediamo in fila sul cavallo sono durati 300 anni di osservazioni. Vabbè, che l'uomo che era quasi una scimmia, ma niente cosa. E come mai? E rimangono tutti gli imbecilli e ce ne sarebbero altri motivi per credere. E allora, proviamo un po' a classificare questo nostro tempo progredito con un criterio sostanziale. Non in base alla lunghezza dei capelli della gente, perché non ce ne frega niente, con un criterio veramente sostanziale e che veramente colpisca la caratteristica del nostro tempo. Beh, io lo definirei in un modo solo. Non
questione tecnologica, non riguarda gli uomini, l'era industriale neanche, anche quello, riguarda i metodi di produzione, ma che mi pare non esauriscono l'uomo, che ne posso pensare, il Carletto Marx, no? Non esauriscono l'uomo. Sapete quello che definirei io, se posso pensare? L'era della mistificazione, cioè la prima era da che l'uomo esiste sulla terra in cui si può fabbricare una realtà ponticcia che non esiste e convincere la gente di vivere in quella realtà. Questo si riesce a fare oggi e questa è la caratteristica del nostro tempo, di poter completamente schiavizzare le menti. Nessuno lo poteva fare nel passato. La maledetta, la super maledetta che era la televisione, non era stata ancora inventata. Quindi questo caratterizza questa nostra epoca. E allora, ma questa caratteristica è comune a tutti i moderni, è comune al bolscevismo e al capitalismo, è comune a tutti. Una delle balle che si è diffuso con questo sistema è quella del pluralismo. Il pluralismo secondo cui la dinamica politica sarebbe il confronto tra varie ideologie a seconda di quelli che seguono l'una o l'altra o l'altra o l'altra. Questa è una stupidaggine tale che solo una persona che ha nella testa avvolta nella toppa la può pensare. Ma voi dovete arrivare un po' oggi. Perché vota la gente in un modo piuttosto che nell'altro? Perché professa un'ideologia? Ma signori miei, ma siamo seri. Se noi rendessimo obbligatorio per l'elettore scrivere perché ha votato in quel modo in cui ha votato, ci sarebbe da scompigliarsi, dare risa a leggere quelle motivazioni, che certo di ideologico non c'è da proprio niente. Questa è la realtà. Non esiste il pluralismo politico, esistono solo due posizioni, la nostra, quella della tradizione, la loro, quella della sovversione. Esistono due sole, esattamente come erano due nell'ultima guerra mondiale, quando io misi il famoso fiore nel moschetto, e soprattutto negli anni 43, 44 e 45, quello contavano più le nazioni. La guerra era cominciata perché Hitler, per la sua impazienza, aveva ragione da vendere, povero, ma non è stato capace di tenere a freno i suoi impulsi bollenti, avendo quella grave questione irredentistica di Danzica del corridore della ritorno, con la Polonia, fra Germania e Polonia, ha voluto prendere la soluzione di forza che gli è stata strappata, voi sapete bene. La Polonia era pronta a trattare su condizioni estremamente favorevoli fatte dal Terzo Reich. E gli è stato impedito un colpo di Stato procurato dalle varie delegazioni ambasciate americane, inglese e francese. Comunque, quella è cominciata così. Ma che è finita così? Ma chi hanno preso? Gli ultimi che si sono sacrificati a Berlino per difendere la cancelleria erano francesi. Noi abbiamo avuto a combattere al nostro fianco i jugoslavi, i cettici di dopo Brazzi, abbiamo avuto i cosacchi. Non c'era più, c'erano solo queste due grandi possibilità di essere, quella tradizionale e quella successiva. E oggi è lo stesso. Vedete? Nell'uomo c'è tutto. Non esistono uomini buoni o cattivi, e tantomeno popoli o razze buoni o cattivi. Nell'uomo c'è tutto. Due gemelli a volti cotti. Sapete che vuol dire? No? Figli di un'unica fecondazione, che sono assolutamente identici, piano, genetico. Quindi, come DNA, mettiamo che uno e l'altro siano separati quando la vivere in diverse parti del mondo per gli obiettivi.
Uno vorrebbe diventare un santo, una seta, l'altro vorrebbe diventare il peggior gangster. Eppure sono uguali. Come mai? Perché tutte le possibilità che ci sono nell'uomo sono potenziali, non sono reali. Non sono in atto, sono in potenza. Si deve sapere quali si sviluppano. Questo spiega anche come mai nella storia un identico popolo possa aver avuto dei momenti di grande splendore, di predominio e dei momenti di avvilimento. Lo stesso popolo con lo stesso patrimonio genetico, come mai? Perché in certi momenti sono le sue qualità migliori che sono state esaltate. In altri momenti, per circostanze le più diverse, sono state invece le peggiori. Prendete il popolo italiano. Voi non l'avete conosciuto il popolo italiano. Forse sono l'unico qua dentro che l'ha conosciuto, per motivi anagrafici. Beh, il popolo italiano del 1938-36, il popolo italiano delle sanzioni del 36. Se voi lo vedeste oggi, ma che si dice a marziani? Da dove vengono questi? Non hanno nulla a che fare con noi. No, sono gli stessi. Solo in quel punto che si era riusciti a tirare fuori il meglio dagli italiani. E oggi si è riusciti a tirare fuori il peggio. Questa è la differenza. L'idea è capire. Ora, che succede? Che l'unica classificazione politica valida è quella fra sistemi, regimi che si propongono lo scopo di elevare la qualità umana dei cittadini, esaltando, sviluppando, dando la possibilità di usarle concretamente le qualità migliori di quel popolo, che non sono uguali tra popolo e popolo, sono diverse, in parte uguali e in parte diverse, e altri invece che fanno leva sulle qualità deteriori, inferiori, per schiavizzarlo e portarlo ai propri figli. Questa è la differenza. Tradizione, la prima, sovversione, la seconda. Perché la prima tradizione? Diceva giustamente il professore Lentino. Perché si tramanda, ma si tramanda da chi? Mica dal più fesso, no, si tramanda dai grandi, si tramanda dai massimi maestri dell'umanità, quelli che sono stati detti parlare con la voce di Dio, che si chiamano Gesù, si chiamano Lao Tzu, si chiamano Mohammed, si chiamano come sia. Quella è la tradizione, perché loro sono riusciti a individuare la strada che conduce in alto e a cercare di fecondare nei popoli a loro affidati quelle qualità e di invece contrastare e compensare le qualità negative, quelle che tendono alla degenerazione. Questo è lo scopo della politica per noi. Lo scopo della politica per gli altri è tutt'altro. È quello di riuscire a dominare le masse. Come? Con qualsiasi sistema, non è importante. Anzi, è chiaro che più le masse sono ricitrullite, è più facile dominarle, no? Così evidente. E allora noi vediamo quali sono le profonde differenze di fondo, incolmabili, che ci sono fra noi e loro. Voi direte, ma noi siamo un'insignificante minoranza. Queste sono altre palle. Se voi leggete i giornali avete questa impressione, loro contano i voti. Ma noi invece di contare i voti, contiamo i consensi. La differenza tra il voto e il consenso è che il voto è una crocetta fatta con la parità coniugale. Il consenso è partecipazione. Il consenso è condividere una certa impostazione e seguirla. Beh, noi sappiamo che gli elettori, almeno il 95%, non hanno alcuna impostazione da seguire. Diciamo 90, ma siamo generosi. Votano per i motivi più disparati, non perché hanno un'impostazione. Non possono essere qualificati comunicamente. Come lo chiamate?
di Essino, uno che vota per D'Alema o per una unità di Miscari, e quello che vota per Berlusconi, come lo chiamate ideologicamente? Berlusconi, come lo chiamate? Non esiste. Esiste chi vota per questo sistema di schiavizzazione dell'uomo, rendendolo imbecille, cioè incapace di camminare senza il fattore, la vecchia etimologia del termine. Essendoci questa dicotomia, le differenze, ma io ne posso elencare qualcuna, così esemplificativamente, a parte la finalità, che per noi è quella di migliorare il livello attuale, non il livello potenziale, quello che già, ma quello attuale, cioè trasformare le potenzialità della popolazione, perché una cosa sana si fa con gli uomini sani, con gli uomini di cacca si fa una società di cacca. È inutile che gli ideologi raccontino le loro preghiere. Questa è la realtà. Quindi il politico, come lo intendiamo noi, è quello che tende in ogni modo a stimolare, a sviluppare, e si sviluppa soprattutto con l'uso, cioè a consentire di usare le qualità migliori dell'uomo, quelle che lo avvicinano a Dio. Questa è la finalità della politica, no? Altrimenti invece la finalità dei politici degli altri è semplicemente di avere delle masse completamente manovrabili al loro servizio. Ma poi l'uguaglianza, questa è una delle peggiori infamie che siano mai state pronunziate sulla terra, l'uguaglianza tra gli uomini. Io penso che nessuno sia così imbecille, cieco, muto e sordo da credere che gli uomini siano uguali veramente, non basta che si guardi in giro. L'uguaglianza è un principio, ed è un principio che ancora non è stato realizzato del tutto, si cerca di realizzarlo con una legislazione che tutta è anche una propaganda che tutta tende all'eguaglianza, oppure i due sessi sono uguali, se riconoscono più gli uomini delle donne, che è una disuguaglianza piuttosto evidente, non a favore delle giovani o delle donne, ma dire che sono uguali è una cosa semplicemente ridicola, che sarebbe veramente io una donna quale a me non ho mai voluto, penso che anche le donne non vogliono uomini uguali a loro. Come si ottiene l'uguaglianza? Creando gli individui che non sono più né uomini né donne, sono una specie di via di mezzo, che non si sa più che sapore abbia. Ma l'uguaglianza, pensate, il primo risultato dell'uguaglianza qual è? Che nessuno cerca più di migliorare se stesso. Perché tanto è già uguale dalla nascita, e più che uguale non può diventare, che migliora. E questo è molto importante. Ma poi, per dare un po' che coincidenza, forse mi ha già colpito, l'uguaglianza è stata inventata nel momento in cui sono passati al potere i mercanti e i manovratori del denaro. E allora con le rivoluzioni francesi e americane, allora è saltata fuori l'uguaglianza, no? Ma l'uguaglianza, gli uomini sono tutti uguali, d'accordo? Tutti uguali, d'accordo? Tutti i colori, tutti uguali. 100 euro non sono uguali a 1 milione di euro. Allora chi dispone di 100 euro non è uguale a chi dispone da 1 milione di euro. No. E a cosa è l'uguaglianza? Il tuo milione che ha 1 milione di euro, questa è l'uguaglianza. Se noi supponiamo tutti gli uomini uguali, sono le cose che fanno le differenze. E a chi fa gioco questo sistema? O indoviniamo un po', proprio ai mercanti e ai manovratori del denaro. Ma guarda che combinazione! E con l'uguaglianza, anche se siamo arrivati alle pari opportunità, piacere. Adesso si proclama con molto orgoglio che per fare un prodotto per cui una volta ci volevano 100 lavoratori, oggi ne bastano 3. Bravo! Allora se lavorate meno? No! Allora facciamo lavorare pure la metà femminile. Raddoppiamo l'offerta di lavoro per non essere 3 centesimi di quella che serviva. Questa è pazzia pure, no?
pazzia vuol dire che il solito sistema, perché bisogna aumentare i consumi. E quando in una casa la donna non si occupa, perché la casa non fa più figli, non si occupa di quegli altissimi compiti che aveva una volta, ma va invece alla cassa di un supermercato, fa piruli, esalta molto, esalta tutte le possibilità, la solleva in alto, mentre prima quando veniva la madre, la moglie era la terra, mi ha detto piruli, chiarendo. Perché questi sono i lavori femminili. Sì, c'è quella che fa l'architetto, l'avvocato, ma un po'. Ma tutte le volte che lavorano dove stanno? A fare piruli, oppure in banca, davanti a un computer così tutto il giorno. Questo fa, questo le esalta, e questo sviluppa, eleva la femminilità. Ma chi lo raccontano questi frodatori? Non esalta l'uomo e non esalta la donna, il lavoro moderno. Il lavoro moderno è schiavitù, è dipendenza dalle macchine, è piaggeria, è ipocrisia. Come si fa carriera in una grande azienda oggi, pubblica o privata? Lo sapete benissimo tutti come si fa carriera, non essendo più bravi. Carico dire che il lavoratore non può essere bravo, deve fare quelle determinate cose, in quell'ordine come gli dicono, tutti i giorni dalla mattina alla sera. Bravo o non bravo, più o meno lo stesso. Come si emerge? Facendosi simpatico il dirigente, quattro volte che rimane, magari facendo la spia, così si fa carriera, lo sapete bene, no? A questo siamo ridotti, col povero lavoro. Lavoro, altra palla della pubblicistica moderna. Il lavoro nobilita l'uomo, un corno nobilita, lo abilitava l'uomo, quando era il sacro lavoro della terra, che guardare caso per i romani era l'unico lavoro che un patrizio poteva fare. Un senatore non poteva fare l'industriale a tempo di Roma, non poteva fare l'artista neanche, neanche lo scultore poteva fare. Il contadino con le mani nel concime lo poteva fare, come mai? Perché era sacro il lavoro della terra. Oppure il lavoro artigianale, che era un lavoro creativo, in cui il migliore degli allievi poi diventava maestro. Ma il lavoro di oggi esalta, il lavoro di oggi nobilita. Ma guardatevi i lavori intorno ai miei di sentire, le stupidaggini che scrivono, nobilitano qualcosa. È una tristezza che si deve affrontare con di avere il salario. E allora che succede? Altra contraddizione, altro assurdo. Succede che il lavoro ne serve molto meno, lo sappiamo tutti, non ci dice altro, bastano tre persone e questi fanno, creano posti di lavoro. Che vuol dire posti di lavoro? Se il lavoro non c'è, ce ne vuole il meno, lavoro inutile. E tutta questa società estremamente intelligente, logica, ferrea, è basata sulla fesseria di creare posti di lavoro inutile, che non si sa come si paghino se non con astrusi apprendisti stregoni della finanza, manovre, inflazione, schiavitù, svendita del patrimonio nazionale, ipoteca, distruzione dell'ambiente, perché l'ambiente è distrutto. Ma non è mica infinito, non è mica infinito l'ambiente, neanche per l'interesse. Ma voi lo sapete che se la terra fosse grande come uno di quei mappamondi che si usano a scuola, no? Sapete quanto sarebbe alta l'acqua del mare? Come passando sullo straccio umido? Sapete che passando il ditino sui monti più alti della terra non vi accorgereste della loro esistenza, perché sarebbero alti pochi millesimi di millimetro? Questa è la terra che abbiamo a disposizione, questa piccolissima strisciolina, l'atmosfera, quante altre, così. E noi quella la stiamo saccheggiando senza limite, senza fine, perché bisogna aumentare il profitto e creare posti di lavoro inutili.
perché possono spendere i soldi e aumentare i profitti. Questo è pazzia e questo noi lo vogliamo. Quando ci fu la grande crisi del 29, che tutto il mondo si trovava in condizioni orrende, in cui si raccoglievano i morti di fame per la strada a Londra, a New York, a Chicago, in Italia è morto nessuno. Come mai? Perché c'era la disoccupazione. E allora che faceva Benito Mussolini? Vabbè, rifacciamo tutte le strade d'Italia, rifacciamo 3 milioni e 800 mila ettari di bonifica. Le bonifiche pontine di cui tanto si parla sono state 70.000 ettari, un particolare senza importanza. Non esageriamo con le bonifiche pontine, è stata bonificata tutta l'Italia. Altro che bonifiche pontine, le bonifiche pontine sono quelle che hanno fatto, diciamo, più figura la fondazione di Nuova Città, poi era vicino a Roma, ma è stata ben altro. Le strade, come sono state rifatte tutte le strade d'Italia, perché c'erano le strade di polvere nel 1922, quando il fascismo arrivò al potere. Come le ha fatte? In un attimo, in pochi anni, proprio negli anni della crisi. Perché le strade si facevano un chilometro per volta, si lavorava contemporaneamente lungo la strada. Risultato, abbiamo fatto i salti mortali, abbiamo fatto lavorare milioni di persone, ma dopo siamo arrivati, trovate le infrastrutture, dopo gli hanno trovato i beni che hanno permesso all'economia italiana di fare un salto enorme come lo ha fatto. Non abbiamo creato posti di lavoro inutili come fanno questi bischeri. Questa è la differenza profonda tra noi e loro. Questo vale, questo abisso incolmabile tra noi e loro. Un'altra scusate se mi perdono, è la faccenda dell'edonismo, altra presa per il culo, scusate l'espressione, perché aumentare il piacere, aumentando le occasioni di piacere, è la più grossa fesseria che si possa fare. E tutti i grandi sacchi dell'antichità lo sapevano benissimo, non era novità. Il precetto sapienziale e tradizionale di moderazione dei piaceri è un precetto edonistico, perché si gode molto di più con pochi piaceri che con tanti. Non se ne accorgono. Adesso si può avere uno spettacolo a piacere, muovendo il ditino, e chiacchierano di più e si gode di più di quando si andava a teatro tre volte all'anno preparandosi e poi con l'entusiasmo trovati in questa atmosfera magica e poi raccontando, commentando dopo, preguntando prima, ma era molto, ma molto maggiore la gioia che dava quelle tre commedie all'anno che non le 500 fesserie che si vedono alla televisione muovendo il ditino. E così è per tutto. L'abitudine ai piaceri ammazza i piaceri. Questo è evidente, chiunque ragioni lo sa, ma si deve assolutamente convincere la gente che più macchine c'ha, più lavatrici c'ha, più accidenti elettronici c'ha, e più è contenta. E se invece di andare fuori porta in vacanza va alle Bahamas o alle Molucche, allora sì che è vacanza. E quelli delle Molucche vengono qui a fare vacanza. Ma si deve convincere la gente, questa è stupidaggine, che la tradizione ci ha detto chiaramente che sono stupidaggini, ma lo hanno per scontato. Nessuno avrebbe sostenuto che se tu mangi un piatto di pasta asciutta te la godi, se ne mangi due te godi di più, se ne mangi due stesso ancora meglio, se ne mangi due, se ne mangi, prima di arrivare un piatto sei morto, che godi di più? È quel piatto che ti fa godere, perché lo hai aspettato il giorno prima, domani che la pasta asciutta è buona. Ma se noi abbiamo la possibilità di averne a iota, a profusione, questo ammazza il piacere, perché l'uomo è un animale che si abitua. Noi vogliamo usarla, questa abitudine dell'uomo all'abituarsi, cercando di fargli assumere buone abitudini.
perché in fondo l'educazione consiste in questo, nel fare assumere sane abitudini. Loro invece la sfruttano in un altro senso, per fargli assumere abitudini che siano favorevoli ai loro profitti, anche se sono la notizia del corpo. E questo è tutto. E queste non sono differenze ideologiche, queste sono differenze di modo di essere. Per cui fra noi e loro non ci può essere comunicazione. Fra noi e loro come ideologia, fra noi e loro come organizzazione. Però, ripeto, quello che dicevo prima, dell'uomo c'è tutto. Noi non esiste uomo, almeno lo sia un poveraccio, un cerebro leso. Non esiste uomo. Da cui non si possa tirare fuori del buono se lo si sa prendere nel modo giusto e organizzare nel modo giusto. Perché l'insegnamento, la pedagogia è una bella cosa, ma la cosa più importante è la vita organizzata in modo che si debba per forza usare quelle qualità positive e quelle negative invece portano al fallimento. Bisogna saper fare questo. Il segreto dell'organizzazione corporativa di allora e poi dell'ultima fase della Repubblica Sociale era questo. Ti metteva il lavoratore, che allora era importante molto più di oggi, in una posizione graduale di sempre maggiore responsabilità, e questa è la formazione. È quello che conta, non il fatto che avesse più o meno stipendio, questo è un secondario. Io ho scritto molto per dimostrare che in fondo un aumento di retribuzione del lavoratore socializzato rispetto a quello non socializzato non esiste, praticamente non esiste. È nei limiti di un premio di corruzione, non può essere di più. Perché? Ma perché noi sappiamo bene che noi non dobbiamo programmare la produzione secondo il reddito, ma secondo di quello che serve la produzione, agli interessi nazionali. E quindi può essere che un sistema di produzione, un tipo di produzione poco redditizio, debba essere invece incrementato ai danni di un altro molto più redditizio, ma inutile o dannoso. E che fa? Quelli che lavorano nel sistema che viene incrementato fanno la fame e se la godono quelli del sistema per il no. Quindi ci vuole una cassa di compensazione, siamo sempre lì, il salario deve essere calcolato e programmato secondo criteri di carattere sociale, non può essere il salario il frutto della polemica sindacale, altrimenti i tramvieri e i ferrovieri stanno sempre meglio degli edili, perché gli edili sono manodopera fluttuante per un solo lavoro e poi si licenzia, mentre il ferroviario ti ferma i treni e ti vede gli aerei e ti mette in piedi tutto, capito? Quindi tutte queste cose per noi non possono esistere, per loro e non c'è niente da fare. Un'altra cosa, ultima, ma sono due esempi, il razzismo, il nostro razzismo è il loro pensiero. Noi proclamiamo il rispetto per tutte le razze, per tutti i popoli, il diritto di tutti i popoli di darci l'ordinamento che credono meglio per loro, secondo le loro tradizioni, secondo la loro mentalità, secondo la loro situazione. Non ammettiamo che un popolo possa dire all'altro no, tu devi attuare questo sistema perché è il migliore, come fanno adesso. Quindi chi rispetta le altre razze che vogliono, non quelli che vogliono fare il discuglio, ci sono delle differenze, non con loro. E se le cose stanno così, cari miei, il nostro compito è un compito splendido, ma tremendo. Nessuno può pensare di poterlo adempiere avendo contro tutto questo apparato colossale che è stato scatenato per schiavizzare l'uomo, di poterlo compiere rimanendo come qualunque, vivendo come gli altri, preoccupandosi prima del lavoro, poi delle ferie,
poi l'Italia di tempo facendo attività politica. No, noi dobbiamo trasformarci interiormente. Nel Corano c'è un grande precetto, il precetto di Atakba, la grande guerra santa va combattuta all'interno, contro le proprie debolezze, contro le proprie manchevolezze della prima guerra, poi viene quella interna. Ma la guerra grande dobbiamo combattere dentro noi, è una guerra tremenda, e implica uno sforzo, implica una concentrazione, soprattutto implica una scala di valori. Nella nostra vita, sì, però anche è necessario campare, procurarsi il necessario per vivere, ma questo viene a livello inferiore. Quello che più conta è poter arrivare all'ultimo giorno che Dio succede, orgogliosi di come si è vissuto e lasciando qualche cosa a chi viene dopo noi. Questo conta. Aver percorso un tratto della strada in salita e aver indotto più possibile numero di persone a farlo con noi, aver strappato anche uno, due persone al destino di degradazione a cui l'umanità è condannata da questa società assurda, è un successo che vale una vita. Io non voglio prolungarmi troppo, non già ho terminato, e volevo solo darvi alcuni consigli di carattere pratico che derivano da un'esperienza ormai 60 anni di questa cosiddetta attività politica. E questo devo dire, questi miei insegnamenti sono stati accolti pienamente dall'organizzazione di cui parlava Michele Valdini, cioè da RAI, forse l'unica organizzazione in Italia che li ha accolti pienamente, però parzialmente anche da RAI. Prima di tutto, ogni giorno, importantissimo, dedicate qualche minuto, cioè un quarto d'ora, alla meditazione, in assenza di qualsiasi stimolo, possibilmente in presenza di natura vergine, senza manufatturare, se no al buio. Questa meditazione è essere tutti i giorni, fare i conti con se stessi, che ho fatto oggi, come mi sono comportato, come devo fare per far meglio domani, tutti i giorni, che cosa ho fatto ora. Eppure voi vi concedete il beneficio immenso per il carattere. Secondo consiglio, diffidare dell'entusiasmo e dell'esaltazione. L'entusiasmo e l'esaltazione sono cose infinite. Noi dobbiamo raggiungere una serena consapevolezza. A freddo dobbiamo ragionare. Reprimere qualche volta le ipotesi del cuore, perché possono portare anche a imboccare l'affrettatamente nelle strade sbagliate del mondo. Dobbiamo saper dominare la stessa. Un'altra cosa, il rigore, diceva giustamente lui, bisogna essere così, con se stessi molto rigorosi, ma con se stessi, con gli altri bisogna essere estremamente pazienti. Guardate, non c'è nessuno in cui non ci sia qualcosa di buono, qualcosa da dire a noi, non c'è nessuno, però ci vuole una pazienza infinita, diceva Confucio. Con se stessi rigore, con gli altri apertura e pazienza. È un essenziale insegnamento, soprattutto nella tradizione cinese. Avere grande cura del linguaggio, anche questo ci deve distinguere dagli altri. Gli altri fanno minestrone di parole,
Oggi le parole sono tutte spanate, slabbrate, sa più bello da me. Libertà che vuol dire, di certo cosa. Amore che vuol dire, non ne parliamo. C'è l'amore per la parte della matriciana, l'amore di Dio e l'amore per la propria donna, o l'amore, tutti amori, o l'amore per una squadra di calcio. Si chiamano tutti amori, è chiaro che sono le cose completamente diverse. Però usare queste parole, che ormai si sono spanate, così, indiscriminatamente, dando un altro significato, è tipico di chi vuole dissimulare l'assenza di pensiero, non di chi vuole esprimere un pensiero. Noi dobbiamo abituarci a usare le parole in un significato preciso e a costo di fare ogni volta la fatica di precisare. Libertà, sì, ma quando dico libertà intendo questo e non questo. Se no si fa ciò che è tutto l'altro, non si fa pensiero e non si migliora, non si progredisce. E con questo io non pretendo di fare, di aver insegnato il metodo infallibile. Voglio vedere sempre qualsiasi cosa mi dica anche di una persona con me che ha un effetto negativo, esaminarla sempre criticamente e accettarla solo quando ne siete convinti. Prima regola, non esistono padri eterni in circolazione. Ognuno, ci sono molte persone che possono dare qualche utile contributo, però sempre va. L'unico pedagogo per una persona è se stesso, ricordatevi. Però dovete cercare nel voi stesso la parte più alta, non la parte più bassa, non gli appetiti, come dicono, ma questa aspirazione a travalicare l'umano, che è degli uomini, che tutti hanno, anche se non se ne accorgono. Io non voglio aggiungere altro a questa mia accorata esortazione a essere diversi dagli altri, a essere riconoscibili da te parole, da chiunque, a comportarsi in un modo diverso, con uno stile diverso, che è la miglior propaganda, perché questi c'hanno davanti a buffoni continuamente. Quando sono una persona seria, per pacco, fa effetto. Come uno vestito di nero mette tanto di stile di bianco. Quindi questo è molto importante. Distinguervi e rendervi conto che le differenze, le chiacchiere ideologiche, sono tutte opinabili, anche nel nostro ambiente. Guardate, un errore che ho constatato spesso, il gruppo organizzato della nostra parte, anche animati dalle migliori intenzioni, è l'autocompiacimento, il convincersi di essere la verità rivelata e gli altri non lo credono e di deviarlo. No, noi dobbiamo essere in qualsiasi organizzazione a cui diamo il luogo, salvi, uniti, compatti, solidali, ma non esclusivisti. Noi dobbiamo essere compatti e solidali come lo è con un reparto di combattenti in guerra, ma non pretende di vincere da sola la guerra. E questo, attenzione a non chiudere. Chi si chiude, chi non vuole contatti, è perché non ha fiducia in se stesso. Noi dobbiamo avere i contatti, se no come la trasmettiamo la nostra tradizione, senza contatti. Quindi non dobbiamo essere sicuri di noi e poi avere qualsiasi contatto, perché dobbiamo tirarli fuori dalla mente. Questa è la nostra visione e noi dobbiamo sentire, al di là di qualsiasi opinione. Voglio raccontarvi un episodio, un breve episodio che nella mia vita ha avuto un'importanza enorme. Era l'8 settembre 1944, lo ricordo bene perché era l'anniversario dell'infarto 8 settembre, e stavamo combattendo in
Jugoslavia, allora la Jugoslavia. E adesso c'è cosa di Croazia, Slovenia, contro le bande di Tito. Erano il mio reparto e un battaglione di SS tedesco, interamente tedesco, per dire. E siccome mi trovavo solo perché cercavo un protone che non trovavo più, e l'artigiano di Tito che stavano sulle alture mani, a fare il tiro al piccione, e allora io per salvarmi da questa mi sono accorto che ero preso di mira e mi cacciai in una dolina, quelle buche che ci sono sul carro. Da sinistra, quasi insieme a me, arrivano due portaferri tedeschi con una barella. In quella barella c'era un ragazzo di 17 anni, moreno, delle ferite all'addome, poi la colonna vertebrale interrotta, ormai era chiaramente morente, e si teneva il ventre con le mani, e quindi era tutto insanguinato. Mi vede che venivo dalla linea del fuoco, diciamo, e che mi dice: allora, ausgeschleppt, signor tenente, è andata, ce l'abbiamo fatta. A me mi colpì molto questo ragazzo che stava morendo e che si preoccupava solo come era andata l'azione. E allora, commosso veramente, gli risposi che io non ero un profeta, però certamente pensavo che per la sera saremmo stati sulla posizione. Allora lui mi dice, guardandomi in faccia, perché noi vinceremo, il vero signor tenente. Perché noi abbiamo ragione, italiano, reggiti. E allora io gli dissi, io non ti so rispondere, ma una cosa ti posso giurare, che non ci fermeremo mai, niemals, si dice in tedesco, da sia niemals, finché non avremo vinto. E allora lui, questo ragazzo, tirò via la mano dalla pancia, tutta insanguinata col pugno chiuso e disse: Niemals! Oh, io questo Niemals di questo ragazzo che è morto dopo 2 ore, me lo sono portato dietro per 60 anni!